Allora, come avevo detto prima, è chiaro che si possono usare, diciamo, queste funzioni della libreria di Python in maniera, diciamo, piuttosto leggera, però quando si iniziano a mettere delle condizioni, tipo il fatto che il CDS, cioè si tratta di una sequenza completa di DNA, è ovvio che poi lì arriva il controllo formale. E quindi se tu ti inventi una... Sì. Quindi se tu ti inventi una tua cosa, è chiaro che ti dà errore. Come ho già detto, il translation error può essere gestito in modo da non fare vedere questa videata che fa venire paura di errore, ma dire quando becchi questo mi dici semplicemente in maniera semplice la sequenza non è completa, stop. Senza farmi vedere un messaggio d'errore. Però questo non lo facciamo perché vuol dire entrare in Python e dare delle istruzioni. Allora, adesso quello che vediamo è la tabella. Scriviamo un titolo, fino adesso non l'abbiamo scritto. La translation. Volevo dire alla mia collega che non nomino così non finisce nel video. Compriamo al ragazzo un PC, un tablet, un portatile che domani lavoriamo, eh. Allora, è arrivato tutto? No, ho parlato oggi con l'ADS. E dobbiamo far partire il corso, però il corso era uno per ogni dipartimento. Allora, una volta, no, perché siccome i soldi ci sono, no? Una volta che abbiamo imparato, chi si vuole proporre a fare il corso? Cioè, o decidiamo che ne so, ognuno fa il corso al proprio dipartimento, un mini corso, oppure una persona che vuole fare un corso per tutti quanti, eccetera, che non sia il mio amico esperto di realtà virtuale, lo fa e... No, aspetta, no, 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 aspetta, aspetta. No, ok, questo è già difficile perché io mi ricordo quando lavoravo io, quelli più bravi in informatica, era gente che mangiava la pizza unta e batteva sui tasti. Quelli i più bravi, eh? Poi quelli meno bravi. No, però aspetta. No, su questo hai ragione, su questo si può fare. Però sto dicendo, l'utilizzo di queste macchine, una volta che noi abbiamo imparato, non è che devo chiamare uno a spiegarmelo. Se tu mi dici, mi fai un corso in cui mi spieghi la realtà virtuale come si usa? Ti va bene questo giovinastro? Ok, va bene. E la foto l'abbiamo già fatta, però la possiamo rifare, eh? Non è che... Allora, quindi sostanzialmente abbiamo visto fino adesso il metodo translate degli oggetti sec e abbiamo capito che internamente questi usano gli oggetti che derivano dalla tabella dei codoni della NCBI, va bene? Allora, io adesso avrei dovuto darvi il link a questa tabella, però attenzione, possiamo naturalmente vedere due tabelle fondamentali direttamente su Python. Va bene? Allora, from è minuscolo, chiedo scusa. From bio.data con la D maiuscola. Quindi ricordiamoci, quando prendiamo queste tabelle,
la prima lettera è maiuscola, poi dopo il punto è maiuscola. Importiamo la codon table bene e attenzione, lavoriamo con due tabelle. Allora, la prima la chiamo standard table, naturalmente sarebbe meglio chiamarla tabella standard, visto che siamo italiani. Ancora qualcuno pensa che quella standard table sia un nome chiave? No, è un nome significativo e diventa la codon table. Vabbè, unambiguous underscore DNA underscore by name, quindi questa bisogna impararla, parentesi quadre standard, ok, la tabella standard, e poi andiamo a vedere quella mitocondriale. Quindi questa è la mito table. Mito, e al posto di standard mettiamo vertebrate con la V maiuscola, mitocondria, mitocondria. Ok, qui queste sono le due tabelle che consideriamo, però andando su quel sito vediamo, abbiamo possibilità di vedere tante tabelle. Ok, allora quello che facciamo prima. Ok, no, sì, perché effettivamente. Ecco, però usate dei copia e incolla, no? La codon table punto, qui la potete copiare e incollare e poi. Non ho provato a mettere uno al posto di standard e a vedere se la va a prendere. No, perché lì magari mette soltanto le virgolette. Qui mette soltanto una virgoletta sola. No, quando tu fai vedere la variabile, lui ti mette soltanto un apice. Nella vecchia versione di Python si usava solo un apice. Ok. Allora. Allora, bisogna forse scriverla così. Però scusate. Sui libri, adesso stampiamo la tabella. Sui libri, poi mi dite se le rappresentano in questo modo. Quindi qui il comando è molto semplice: print la standard table. Ecco. I ragazzi le vedono queste cose, questa tabella? Sul libro c'è? Ma c'è? Ma è scritta così, cioè. Sì, secondo me i libri dovrebbero stampare questa tabella, e questa se è la tabella ufficiale, cioè tu, anche se hai in mente qualche altra idea, secondo me questa tabella è quella da. Cioè,
Cioè, è fatta così. Ok. Allora, diciamo, la cosa interessante, secondo me, dal punto di vista puramente combinatorio, eccetera, è capire, diciamo, qui abbiamo la zero colonna e lì abbiamo la zero riga, va bene? Allora, che cosa vediamo? Vediamo che... Allora, la prima lettera la becca dalla zero colonna, quindi C, la seconda la becca da T e poi fa TCAG, TCAG, va bene? Quindi un modo per ricostruire. Poi ci sono naturalmente i codoni di stop, poi ci sono anche i codoni iniziali e adesso andiamo a vedere come si beccano su questa tabella i codoni iniziali e i codoni di stop. Ok? Andiamo a vedere su questo. Devo tornare su? Devo tornare su, chiedo scusa. Torno un attimo su. Però non è la standard table, non è la standard table. Poi me la mandi questa tabella, perché voglio vedere se sull'NCBI c'è quella tabella lì, non lo so, perché ci sono tante tabelle. Allora, cosa è successo? Name standard table is not defined. Standard. Ma cioè, no, no, dai. Allora, mediti su questa cella, dai, no, eseguila, e vedi, non invalid syntax, codon table, no, D sta per maiuscola, data è maiuscola e import è staccata, cioè se non riconosce vuol dire che la cella precedente. Ecco, andiamo a vedere, diciamo, i codoni di stop, ok? Per esempio nella standard table. Allora, diciamo, ad occhio li vediamo perché c'è scritto TAA, TAG, TGA e poi dopo... Basta così? Sì. Allora, andiamo a vedere la mito. No, la mito, chiedo scusa. Noi non stiamo facendo la mito, ma stiamo facendo la standard. Punto. Ok, quindi TA, TAG, TGA, no? Cioè quelli che noi vediamo. Ecco, TA, TAG, TGA. Ecco, allora per chi programma in Python, se tu mi dai una tabella così, io ti costruisco un programma per andare a beccare quei codoni di stop. E posso garantirvi che non è così banale, perché bisogna vedere questa tabella come è scritta, se devo anche tenere conto di questi trattini oppure no. Invece qui con un comando, tac, ti arriva. Scritto la standard table.stop. Ecco, poi ci sono anche i codoni di start, di inizio, no? E sono quelli con questa S qua, SSS. Quindi prendiamo standard. Ok.
TTC, TTG, ATG. Ecco, adesso c'è un'associazione tra questo codone e, diciamo, quell'elemento lì. E naturalmente come riusciamo ad ottenerlo? Anche qui c'è un comando, eccetera. Qualcuno ci racconta un attimo questa tabella? In sintesi, io vedo qui tre caratteri e un carattere. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Cioè, non è la domanda. Cioè, qui abbiamo A e K. Cos'è quel K? L'aminoacido associato a quella. Ok. Allora, no, non sto interrogando. Cioè, io non sono entrato nei dettagli di questa tabella. Quindi se qualcuno me lo dice, cioè, lo so che lo sanno, però. No, il K è l'aminoacido. Ok. Ok, allora adesso assolutamente il nostro problema qual è? Che se io prendo questa tripletta, voglio sapere qual è l'aminoacido corrispondente, no? Adesso vediamo il comando che ci dà, così almeno utilizzo i termini giusti, se no dico qual è la terna a cui corrisponde la lettera, il codone è quale tripletta corrisponde. Allora, prendiamo di nuovo la standard table. Forward underscore table. Ecco, in quella tabella i codoni sono tutte le combinazioni possibili, no? Quindi posso inventarmi la combinazione che voglio. Ok, quindi lo faccio. Metto che ne so, ACC e lui mi dà la T. ACC. Ecco, per ottenere la CC vado da CC. Allora, l'esercizio che vi lascio adesso è quello di fare la stessa cosa che abbiamo fatto qui con la tabella mitocondriale. Quindi, bisogna copiare sostanzialmente ciascuna istruzione e al posto della standard table bisogna mettere la mito table. Mito è quella mito. Sì, però per non usare, diciamo, quella, vedi che qui l'abbiamo chiamata mito underscore table. Potevo anche scrivere Paperino e Pluto, eh? Cioè, questo. Vabbè, chi ha programmato lo sa, però magari qualcun altro. Per la tabella mitocondriale. E poi un'altra cosa che vi chiedo è questa. Noi attraverso questo comando abbiamo associato, se ho capito bene, l'aminoacido al codone. Quindi quell'aminoacido lì che cos'è? Arriva dalla traduzione. Allora, utilizziamo il translate per ottenere quel T. Cioè, lì lo otteniamo dalla tabella, però il translate non l'abbiamo visto. Quindi utilizziamo il translate per ottenere quel T. Allora bisogna andare le istruzioni di prima, vi ricordate? Noi prendevamo una sequenza. Adesso qual è la sequenza? ACC.translate e arriva la T, la traduzione. Non lo so. Quindi questo vuol dire che la traduzione divide per 3 la sequenza. Oh, sto imparando cose nuove, scusate, cioè non l'ho mai fatta. No, tra parentesi. Print tra parentesi. E così vedi la tabella.
Ah, sì. Cioè, che mi perché ho provato a parlare con quella. Eh no, prova ad eseguirla. Quella lì. E ci deve essere un errore. Fino alle 5 e mezza. Forse, no, mitocondrial. Condrial. Naturalmente i nostri colleghi di latino sono peggio di Python, eh? Nel controllo della correttezza. Ti piace questa battuta, signorina? Ti divorzi e diventi signorina. No, basta che la scrivi in maniera corretta. Eh sì. No, la S piccola e la start. Allora, ci siamo? Non è venuta? Però bisogna vedere se è iscritta. Allora, prova a lanciare di nuovo questa istruzione, vediamo se è corretta. Sì, e se non è corretta, è corretta. Allora, poi si è chiamata la tabella mito underscore table. Vediamo. Print. Prova a rilanciarla. Questa qui te l'ha fatta giusta? Questa qui sì, la standard, no? Ctrl C, lo ricopierò anch'io. Dov'è la tabella? No, ti dice qualcosa qua. Ah no, perché non hai fatto la print qua. No, non hai fatto la print. Penso, eh. Prima c'era, che cavolo vuole?
Cioè, qua non capisco perché si vede con un tipo di DNA object is not callable. Ma è scritto uguale, però. Import codon table. Che allora, codon table. Standard. Table unambiguous. Cioè, non capisco cosa. Può essere, non lo so, perché è un errore, cioè la... però anche prima non... Posso fare questo, vediamo questo. Questo lo fa, e questo non dovrebbe fare. Non so dirti perché. Cioè, quando è così, io di solito prendo le istruzioni e le porto in un altro foglio prendendomi... Allora, diciamo, le tabelle sono queste, immagino che se uno fa my spec uguale Ctrl C, Ctrl V e poi facciamo. Translation o translate? No, translate. Ok, viene T come è giusto che venga. Allora, adesso ci occupiamo di comparare, di confrontare degli oggetti di tipo sec, no? Allora, il confronto delle sequenze, dove sono? Sto registrando. Sì. Il confronto delle sequenze è un argomento molto complicato e non esiste un modo semplice per decidere se due sequenze sono uguali, no? Allora è chiaro che se le due sequenze sono fatte da quattro caratteri, sì, ma se sono fatte da tantissimi caratteri è più difficile. Il problema di base è che il significato delle lettere di una sequenza dipende dal contesto. Cioè la lettera A potrebbe far parte di una sequenza di DNA, RNA o proteine. Quindi BioPython può tracciare il tipo di molecola, quindi confrontare due oggetti sec, potrebbe voler dire considerare anche questo problema. Per esempio, un frammento di DNA CG e un frammento di RNA CG dovrebbero... Pronto? Ciao. Sto facendo lezione. Sì, sono a scuola. 5:30, però faccio una pausa, vengo di là un attimo. Ok, arrivo. Ciao ciao. Allora, quindi stavamo dicendo sostanzialmente che adesso ci mettiamo a comparare, diciamo, degli oggetti di tipo sec, dobbiamo semplicemente stare attenti da dove arrivano questi oggetti. Un conto è comparare sequenze di DNA o sequenze di RNA o sequenze di Python addirittura. Allora, facciamo l'esempio banale di uguaglianza. Cioè, è chiaro che non è banale comparare due sequenze, specialmente se queste due sequenze hanno degli standard diversi. Che non solo devono appartenere alla stessa tipologia, ma poi devono avere, abbiamo visto il file FASTA e il file GenBank che hanno sequenze, cioè che hanno caratteristiche un po' diverse. Va bene, allora from bio.sec import sec è l'elemento importante, allora scriviamo sec 1. E questo è l'esempio semplice, no? Sec, che ne so, ATG. E poi arriva un'altra, sec 2. Allora, posso chiamarlo come voglio, però hai ragione, abbiamo sempre messo come standard l'underscore. No, non è obbligatorio, però hai ragione, se usiamo uno standard poi manteniamolo, se no... Cioè, funziona lo stesso, però.
No, 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 ma a me hai fatto bene perché a me è scappato. Adesso ci chiediamo se sono uguali. La risposta è no. No? Perché? Perché è vero che hanno le stesse lettere, ma alcune sono minuscole. Allora, questo cosa vuol dire? Vuol dire che prima di confrontarlo, di confrontarle, anzi, fatemi fare ancora questa modifica. Diciamo così. Allora, prima di confrontarle, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo normalizzarle applicando il metodo punto upper. Ok? Quindi adesso è banale la cosa perché è solo una lettera minuscola e maiuscola, è lo standard è lo stesso, però dobbiamo abituare gli studenti ad utilizzare dei dati che si riferiscono ad un certo tipo di sequenza e che siano normalizzati. Il primo processo di normalizzazione è quello di mettere il sec1 e il sec2 con il punto upper. Allora, quindi io la sec 1 lo sostituisco con sec 1 punto upper, no? Perché la sec 1 mi è stata mandata, c'è stato magari un errore durante la scrittura, un'anomalia, eccetera, e mi è partito il carattere a piccolo. Siccome voglio confrontarla, devo normalizzarla, e quindi la sec 1 la sovrappongo con sec underscore 1. Stessa cosa faccio per sec 2. E adesso mi chiedo se le due sequenze sono uguali. Sec 1 uguale sec 2. Qui la risposta è true. Cioè questo è proprio il metodo base, proprio. Cioè, è una cosa banale, no? Ok? Chiaro che i ricercatori scrivono programmi, metodi per studiare cose molto più complesse. Va bene? Allora, adesso vediamo la sequenza di cui conosciamo la lunghezza, ma dentro non c'è nulla. Può capitare, no? Ti mando questa sequenza, è vuota. E c'è semplicemente la lunghezza. Allora, from bio.sec import sec. Allora, come la chiamiamo? Naturalmente questo nome è piuttosto parlante, ma non è un nome chiave, e quindi diventa una sec di cosa? None 10. Ok? Quando io metto none, vuol dire che in quella variabile non c'è nulla. Non è che c'è lo spazio, perché uno spazio è un carattere, non c'è nulla. Ok? C'è una variabile nuova che non contiene nessun valore. Esempio, io quando lavoravo non c'era il none, ma c'era il null. Ok? Null. Però qui è così, virgola 10. Vedo che la Samantha Vita da Strega ha lavorato in informatica. Ok? Facciamo la lunghezza. Dimmi. Allora, quando tu fai una domanda del genere, a chi la devi fare questa domanda, secondo te? A me o all'orso? All'orso. L'orso è solo uno. È Rick, certo. Cioè, se tu fai questa domanda, lui ti risponde, se la fai a me, non ti so rispondere, perché non c'ho. Eh? Stava mangiando una cosciotta di pollo. Ok? Quindi è 10, però se tu hai a fare. No, bisognerebbe andare a vedere. Cioè, ma c'è scritto sicuramente in rete questo.
Però è una cosa che non ho mai approfondito, mi è venuto in mente. Però lui, se glielo chiedi, ti sa dare una definizione da manuale. Ecco, se voglio stampare la sequenza, vedete che la sequenza è undefined sequence error, perché non c'è nulla. Ah no, però vedi, però fa un self.data decode hash. Potrebbe darsi che. Allora, andiamo a vedere una sequenza che è parzialmente definita. Ok? Andiamo a costruire una sequenza parzialmente definita. Allora, adesso io non riesco a farvi vedere questa tabella, però a volte il contenuto della sequenza è definito solo per alcune parti della sequenza. Ad esempio, il seguente estratto di un file MAF mostra un allineamento delle sequenze del genoma umano, dello scimpanzé, del macaco, del topo, del ratto, del cane e dell'opossum. Questo ve lo metto, c'è questa sequenza qui, e quello che si vede è che in ogni riga il primo numero indica la posizione iniziale della sequenza, allineata sul cromosoma, seguita dalla dimensione allineata 36 lettere, dal filamento più e dalla dimensione dell'intero cromosoma e dalla sequenza allineata. Ragazzi, non abbiamo la possibilità di far vedere questa cosa, perché non c'è internet. Cioè, però ecco, qui per spiegare questa cosa qui, cioè di una sequenza di tipo parziale, occorrerebbe introdurre il concetto di dizionario. Non l'abbiamo fatto, però possiamo scriverlo. From bio.sec import sec e poi mysec uguale sec. E attenzione, adesso diamo un dizionario. Ok, bisogna fare le parentesi graffe. Attenzione, 1, 1, 7, 5, 1, 2, 6, 8, 3, che rappresenta l'inizio. E poi possiamo dare la sequenza di DNA che ne so, facciamola diversa da come l'ho fatta lì, perché se no non usciamo più. Ecco, allora guardiamo questa sequenza, può apparire, una sequenza naturalmente inventata, quella sequenza è una sequenza parziale, no? Perché ha l'inizio, il valore e anche la lunghezza, che potrebbe ad esempio essere, che ne so, 1, 2, 3, 4, 5, va bene? Pure. Allora, questo qui. No, il problema è che io le battute non le ripeto più di una volta. Siamo 7. Ma cosa vuol dire? Stand. Cos'è che vuole? Import 1175126833 cosa vuole? Virgola length uguale 7 non so perché.
Ah no, 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 è giusto, da un errore perché, scusate, da un errore perché è parzialmente definita, cioè è chiaro. Perché, perché i dati estendono la sequenza. Ok? Quindi quello che bisogna fare... Ma però non capisco una cosa, cioè 117512683. No, è che dovrei prendere proprio i dati che ho scritto qua, quindi non avendo preso i dati. Ecco. Allora, no, nel senso che dovrei andare a prendere i dati. Vediamo come costruire, chiedo scusa perché non posso mettere tutti i caratteri che ho messo. Vediamo come costruire invece una sequenza parzialmente definita. Allora, io posso prendere sec uguale cos'è che dice? Vediamo. Sì, no, cioè, allora, nel senso che io dovrei prendere una sequenza diversa per poter applicare questa istruzione, visto che è un dizionario. E quindi dà questo messaggio di errore. Poi ve lo ritrovate nel documento che metto e lì potete andare a vedere quel particolare. Allora, invece è più facile costruirsi una sequenza parziale a mano perché io prendo ACCT, poi prendo la sequenza non definita di prima, dove diavolo è? Questa qua. E poi costruisco una nuova sequenza che, di cui non c'è bisogno di cambiare nome, fatta in questo modo. Sec più questa più sec. Ok? Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che sto costruendo la sec di sinistra, che sarebbe la nuova sec, ha i primi quattro caratteri ACGT, poi ha 10 caratteri, poi c'ha quella lunghezza da 10 valorizzata con NaN, e poi c'ha gli altri quattro caratteri. Allora, lanciamolo. Ok, a questo punto, che cosa succede? Succede che se io scrivo sec, viene fuori, vedete, un dizionario che dice che dalla posizione 0 io parte la stringa ACGT, poi non c'è più niente per 10 caratteri, e poi dalla posizione 14 parte ACGT. E naturalmente vedi che la lunghezza è 18 perché 4 più 10 più 4. Ok? Ah sì, allora, ok, bravo, bravo. Allora, prima potevo fare così, cioè prendere questo, Ctrl C, e mettere una lunghezza più elevata. Mi basta mettere un 2 qua. Ok, quindi l'errore è chiaro, ho capito. Grazie Luigi. Allora, giustamente, prima cedevamo. Cedevamo, no? Nel senso che noi partivamo da lì, avevamo una lunghezza che era più piccola del valore iniziale. Adesso, mettendo una lunghezza più grande, che non è necessariamente, diciamo, il numero di caratteri, eccetera, vedete che ci è stato dato. Ecco, se adesso uno ingenuamente va a fare la print
Proviamo a fare la print di MySeq, vedete che ci dà un messaggio di errore perché lui vuole stampare questa sequenza e il modo corretto di fare è questo. È print MySeq. Partiamo da questo. Due punti e lo facciamo partire da 0, con 7, qui dovrei mettere 90. Ok, va bene? Quindi ripeto, se noi partiamo da questa sequenza, abbiamo l'inizio, abbiamo la stringa e poi abbiamo la lunghezza. Vedete che la lunghezza maggiore, diciamo, di quella stringa sommata all'inizio. Quindi vuol dire che quella è una sequenza parziale, cioè ho un'informazione parziale di quella sequenza. Allora, se tu provi a stampare MySeq, lui ti dà l'errore, perché? Perché c'è solo una parte che riesce a stampare. Se tu vuoi stampare la sequenza, basta che prendi l'inizio e l'effettiva lunghezza di questa stringa. Quindi fai un print dall'inizio, siccome l'effettiva lunghezza non è quel numeraccio, ma 10, li aggiungi a 83 più 10 e quindi hai gli elementi che abbiamo scritto prima. Poi, se vogliamo scriverci in maniera più casalinga, come l'ho scritta qui alla sinistra. Allora adesso, ragazzi, non posso farvi uscire prima, se no il danno erariale. E danno erariale, eh? Siccome però è danno erariale, quindi mi tocca stare anche con la tempesta, eccetera, perché no, effettivamente non possiamo recuperare ufficialmente questa mezz'ora, perché ormai c'è fatto il calendario. E quindi, allora, l'oggetto sec è un oggetto immutabile. È giusto che sia così. Cioè, se io ti do una sequenza di DNA, non è che tu puoi andarci sopra e la vai a modificare. E quella è una sequenza di DNA. Però puoi trasformarla in un oggetto mutable sec, dove effettivamente poi su quell'oggetto lì puoi fare le modifiche che vuoi, ma non il sec. Ok? Vediamo perché il sec è immutabile, facendo un esempio. Allora, la solita istruzione la scriviamo. Ok. Poi prendiamo MySeq uguale sec. Ok. Supponiamo adesso che a qualcuno venga in mente di prendere la sequenza e andarla a mutare nella posizione 0, dicendo anziché mettere A, perché si parte da A, voglio mettere G. Cioè, in Python, quando fai questa cosa ad una stringa, tu vai a mettere nella posizione 0 la G. Però attenzione che questa non è una stringa, questa è un oggetto sec. No? E allora vedi che ti dà un type error. Quindi l'oggetto sec non supporta un valore assegnato. Ok? Quindi non lo accetta. Allora uno dice, ma come faccio a modificare? Devo importare un altro oggetto che si chiama mutable sec. Quindi riprendo. Adesso riprendo questo, import sec, mutable sec. Scusa? Mutable sec. Definisco MySeq in questo modo.
Adesso l'ho chiamata mutei, mutable my sec e li applico a mutable sec a my sec. Ok? Allora, cosa sto facendo? Sto costruendo un oggetto che potrò andare a modificare, evidentemente. Ok? Quindi se adesso faccio la stessa cosa che ho fatto prima, cioè vado a modificare il primo carattere 0, gli mettiamo una bella G, lui non mi dà errore, come è giusto che sia. Quindi vedi che è andato a sostituire. Quindi il mutable sec è un oggetto che può essere modificato. Con il punto remove possiamo andare a eliminare per esempio la prima T, se vogliamo, no? Se io gli metto il punto remove T, qui va a eliminare dall'oggetto mutable mySec la T. Sì, arrivò. Solo la prima, cioè rimuove solo la prima, rimuove. E naturalmente possiamo applicare il comando punto reverse se vogliamo. Quindi lui rimuove la prima T. Poi è chiaro che se vuoi rimuovere la seconda T, gli applichi nuovamente un punto remove, no? Però non. Sì, la prima. Se vuoi la seconda, fai un punto remove T, un punto remove T. Non mi sembra che se uno gli passa un parametro, lui lo capisce. Punto reverse. E quindi poi. Ok. Quindi poi l'ha modificata, eccetera. Allora, se vuoi vederla, dai print. Ecco, naturalmente, diciamo, uno è invitato a utilizzare questo mutable sec proprio per andare a modificare la sequenza, ma modificare il sec non avrebbe senso, perché quello è un dato iniziale che tu non devi perdere, eh? Che tu non devi perdere. Vediamo se. Ecco, come si trovano delle sottosuccessioni, subsequence. Allora, anche qui noi possiamo cercare pensare di trovare delle sottosuccessioni, cioè delle, sì,
Costruiamo una sequenza posso inventare ma tanto il adesso faccio my underscore sec punto find e gli dico la successione ZZ che non c'è. Lui mi dà meno 1, quindi quando mi dà meno 1 vuol dire che non ha trovato la sottosuccessione, cioè la sottosuccessione, sì, è giusto, sottosuccessione, la subsequence. Invece, lo riscrivo, sì, lo riscrivo. Lo scrivo, ma non l'ho cancellato perché volevo cancellarlo, ma... No, una qualsiasi, una qualsiasi. Infatti, non sto più guardando il... Allora, meno uno perché non l'abbiamo trovata. Ok. Se invece adesso gli diamo... il ta, tia. Lui dà 5 come risultato. Non so se si vede. Risultato 5 perché 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vedete che sono tanti ta ta ta, ma lui va a prendere il primo. Se vogliamo l'ultimo, dobbiamo mettere rfind. Se io prendo questo. Meno 1 se non trova niente. Se invece trovati dal primo, se vuoi l'ultimo, basta che scrivi rfind 14. Ecco. Supponiamo di voler trovare... Perché uno potrebbe voler dire, ah, lui mi dà la prima posizione se metto il punto find. Se metto il punto rfind mi dà l'ultima, ma se io volessi conoscere la posizione di tutte le sottosuccessioni, no? Questa è una cosa che può essere interessante. Allora, vediamo se qualcuno a forza di smanettare gli viene in mente. Rfind ti dà l'ultima posizione. Se io prendo questo e ci metto per esempio 0, lui dà 5, no? Però uno dice, ma scusa, ma com'è sta storia? Cioè, se tu devi sapere la posizione per andare avanti, no. Perché se al posto di questo 0 ci metto 5... Lui va a beccare quella successiva e mi dice la posizione. Vediamo se è vero. E mi ricordo se devo dare 5 o 5 più 1. Ok, quindi devo dare 5 più 1, 6. Mi dà 10. Ok, quindi qui uno può fare un bel ciclo, prendendo il termine, aggiungendo il valore trovato più 1. E lui va a trovare. Quando non trova più niente, ti sei... Hai finito. Quindi questo è un modo per ottenere le sottosuccessioni, la posizione di tutte le sottosuccessioni. È chiara la questione, cioè lo faccio vedere. Se tu guardi, qui c'è TA, qui c'è TA,
Qui c'è TA, qui c'è TA. Allora, se vuoi sapere le posizioni, no? Tutte le posizioni di questo TA, manualmente devi fare come abbiamo fatto qui, però informaticamente devi fare un ciclo dove fai scorrere un indice e trovi tutti i TA, eccetera. Bene. Questo l'avete visto? Scusa? Ah, ecco perché, sì. Perché prima effettivamente c'era l'ANSI. Sono gli usciti. Qui abbiamo la connessione, però non capisco questo. Allora, per il momento ho lasciato ancora connesso la mia. Sì, c'è rete 6 connessa. Sì, no, c'è la. Ok. Direi che possiamo fermarci, diciamo. Allora, la prossima volta continueremo con questi strumenti fondamentali. Se riesco, farò vedere qualcosa di particolare senza spiegarla. Perché effettivamente, tempo è volato, cioè nel senso che la cosa interessante di queste cose è che uno prima vede la parte introduttiva e poi c'è la parte quella più interessante, però la parte più interessante non si riesce a capire se uno non fa la parte introduttiva, e questa è la parte introduttiva, no? Cioè nel senso che quindi la prossima volta vediamo, completiamo la parte introduttiva, se c'è qualcosa che riesco a, perché qui bisogna andare sulla base dei dati, no? Nel senso che se abbiamo giocato questi dati, prendere i dati e fare qualcosa di. Allora vediamo un attimo qual è, diciamo, la. Cioè, se io vado su YouTube, tanto ci possiamo andare. Tanto non lo vedete? Sì, lo vedete? Se io scrivo. Ecco, c'è questa, come si chiama questa ragazza? Questa è Lana Dominkovic, la quale, diciamo, vedete, fa tutta una serie di cose e poi fa sul Covid-19, fa tutta la. Ecco, questo blast è il capitolo che viene subito dopo, diciamo, questa parte introduttiva. Per cui, se volete, chiediamo un BioPython 2 e ci facciamo il blast. Però non, farlo entrare adesso vorrebbe dire che la prossima volta inizia a scrivere istruzioni così a caso senza. Però scusate, io voglio prendere l'home page perché veramente mi piace tantissimo come questa qui si presenta. No, guarda. Dove? Sì, no, aveva scritto una frase. No, aspetta. Aveva scritto una frase che mi aveva molto colpito, questo non vedo. No, cosa aveva scritto questa? No, guarda.
È la condivisione della conoscenza, cioè è una bella, quella frase lì mi aveva colpito di questa, cioè un ingegnere del machine learning con una forte passione per l'educazione e la condivisione della conoscenza. Proprio giovane, proprio giovane. Grazie.